Ciao a tutti, voglio parlare in questo video dei principi base della fisica quantistica applicati alla vita quotidiana. Allora, il principio base della fisica quantistica è che osservato ed osservatore sono interdipendenti, cioè io non posso osservare qualcosa a prescindere dalla mia intenzione e la mia intenzione andrà a determinare ciò che osservo. Questo è un concetto fondamentale. È stato sperimentato diverse volte con gli elettroni. L'elettrone viene percepito in modi diversi a seconda del tipo di esperimento e dell'intenzione dello sperimentatore. Può essere percepito o come onda o come particella. E questa non è una banalità, perché significa che non esiste un universo oggettivo. Non esiste un universo oggettivo che viene percepito oggettivamente da una persona, ad esempio da una situazione. Ciò che noi percepiamo è funzione dell'intenzione che ci mettiamo. E allora uno dice: ma com'è questo universo? Abbiamo un universo cangiante? No, vedremo che la fisica quantistica dimostra che esistono infiniti universi, non esiste uno solo. E la mia coscienza mi fa percepire quel particolare tipo di universo, quel particolare tipo di configurazione. Viene chiamata spazio delle varianti, quel particolare tipo di spazio delle varianti. E allora cosa significa tutto questo? Beh, significa che io posso interagire in modo attivo e sono padrone e sono co-creatore, diciamo così, dell'universo che vado a sperimentare. E questo, diciamo, deriva proprio anche dal principio di indeterminazione. Il principio di indeterminazione di Heisenberg, che non dico come si calcola matematicamente, non è molto complicata, è una formuletta matematica abbastanza semplice, ma il concetto di fondo è che tutto è possibile a diversi gradi di probabilità, ma tutto non è determinato. E allora, se tutto è possibile e non determinato, vuol dire che tutto esiste, potenzialmente tutto esiste. E infatti, proprio grazie a questo principio di indeterminazione, sappiamo dall'equazione di Schrödinger che un elettrone, prima che io vada a vedere dov'è, sta dappertutto. E sta dappertutto non vuol dire che è sta da qualche parte che non so dove sta dappertutto. Nel momento in cui vado a misurarlo, faccio collassare la funzione d'onda e finisce in un punto preciso dello spazio-tempo. Sta dappertutto vuol dire che però in infiniti universi sta dappertutto. Quindi il concetto di infinito è fondamentale. E quindi vuol dire che esistono infiniti universi. Vuol dire che se io sono dietro un camion e sto per superare il camion, e se lo supero arriva una macchina contro di me, io muoio e muoio. Vuol dire che esistono, e se invece continuo ad andare dietro al camion non muoio perché la macchina non mi becca. Vuol dire che esistono perlomeno due universi, poi vedremo sono infiniti con tutte le infinite possibilità, in cui in uno vivo e in uno muoio. E sarà la mia intenzione che mi farà sperimentarne uno piuttosto che un altro. L'altro non è che non esiste, non viene sperimentato, non viene percepito. È come, che ne so, esiste un qualcosa, esiste la Luna? La Luna esiste solo se c'è qualche osservatore che la osserva, altrimenti la Luna potrebbe essere tutto. Se non c'è nessuno che lo osserva, e può apparire completamente diversa, ma anche da un punto di vista sensoriale. Pensate come può vedere la Luna una formica, o come può vedere la Luna, che ne so, un'aquila, un falco, una persona, vedranno cose completamente diverse. O come la può vedere uno scienziato che prende lo spettrogramma della Luna? È in qualcosa di completamente diverso. Quindi la Luna non esiste di per sé, cioè non ha un'esistenza intrinseca, è vuota di esistenza intrinseca, esiste solo in funzione di chi lo sperimenta. Questo dice: ma che me ne faccio? Ma se uno acquisisce questa consapevolezza, si rende conto che può determinare ciò che va a sperimentare, può determinare l'universo che va a vivere e questa è la cosa fondamentale. Tutto cambia costantemente, tutto è interdipendente. Significa automaticamente che ho la possibilità di raggiungere quello che voglio. Posso raggiungere anche l'illuminazione. Tutto è strettamente correlato. Ci sono alcune correlazioni più significative che in fisica quantistica si chiamano entanglement, che vuol dire che c'è stato un contatto profondo, quindi quando noi mettiamo un contatto profondo con una persona possiamo entrare in entanglement, vuol dire che è una sintonia profonda e possiamo fare delle meditazioni per entrare in entanglement. La
cosa importante è che noi possiamo lavorare su noi stessi, lavorare sulla possibilità di ottenere ciò che desideriamo perché tutto è possibile. Questa è la grande affermazione e possiamo farlo praticamente, perché la nostra mente va a condizionare gli esperimenti. È la nostra mente è molto più potente di quanto noi crediamo, soltanto che non la usiamo. Cioè, non è che non lo usiamo, funziona inconsapevolmente. Il fatto di usarla deliberatamente ci darà una prospettiva, un'ottica completamente diversa e nuove infinite possibilità. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!